Eccolo Stivello Maio, ragazzi, riesci tutti quanti carichi in parte del canale, un altro bel video insieme. Partiamo subito col discorso che riguardante la partita di ieri e gli strascichi che ci porteremo dietro fino alla partita di Parigi martedì. Quindi vi andrò un po' a snocciolare le fonti che mi stanno arrivando. Ovviamente sono tante, tante voci discordanti. C'è chi dice che Allegri è saldo, c'è chi dice che Allegri rischia. Proveremo a fare un po' di ordine. Parto con i saluti, però prima i ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi. Benvenuti in community, lo Stivello Maio vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento che va a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande ardore. Allora, non avevo mai visto una situazione del genere, ragazzi, anche voi in community vi siete scatenati veramente come la sigla del gladiatore e ovviamente vedere gente che guarda la Juve da veramente da 50 anni, da 60 anni, essere indignata fino a questo punto da arrabbiarsi e da chiedere l'esonero diretto con una petizione parlamentare. Siamo arrivati a una situazione epocale senza precedenti. Addirittura negli anni peggiori, che avete, tra l'altro mi avete fatto conoscere voi, che non li ho visti, con Maifredi, eccetera, e anche la Juve che ho visto dopo, io, con Zaccheroni, Ferrara, Del Neri, non hanno mai toccato i fondi di questo allenatore. E quindi io, sinceramente, mi trovo anche in difficoltà, perché sono sempre stato buono, paziente, ho usato termini giusti, non ho mai mancato di rispetto a nessuno, però in questo momento qua, per me è veramente l'unica soluzione plausibile e accettabile quella di cacciarlo fuori a pedate. Purtroppo, perché ha sprecato tutte le cartucce che aveva in mano, cioè non c'è altro da dargli come possibilità. L'unica cosa che mi viene in mente è che Agnelli a sto punto, ripeto, non abbia attuato un programma di ripicca, di vendetta verso il popolo bianconero, ma anche verso la dirigenza che lo ha fatto fuori, perché se ricordiamo, fu un mezzo colpo di Stato quello di Paratici con Nedved, no? Perché dicevano, avevano detto che l'allenatore era già pronto, e in realtà ci è voluto 2 mesi per trovare Sarri. Hanno aspettato addirittura che lui vincesse l'Europa League per prenderlo. Addirittura si parlava di Guardiola, si era parlato di Zidane, insomma, i nomi erano tanti, ma poi Allegri fu cacciato senza una vera e propria ragione. Si disse: il gioco non c'è, dobbiamo avere un gioco più europeista, più propositivo, eccetera. L'unica cosa che è stata che Agnelli, pur di riaverlo nella panchina, a non fare una mazza, perché è quello che lo sta facendo adesso, sta distruggendo la Juve da dentro, ha fatto terra bruciata attorno a Sarri, che ha vinto uno scudetto e non sa neanche lui come, perché ha fatto un miracolo autentico con Martuscello, con tutti contro. Pirlo, che ha vinto più di Allegri, Coppa Italia, Supercoppa, è arrivato quarto, è arrivato agli ottavi, a un passo da giocarsi il quarto di finale, perché è andato fuori per differenza gol contro il Porto, che in quel momento lì era veramente un avversario tosto e ostico. E quindi io penso proprio che ci sia qualcosa. Loro due sono amici, lo sappiamo, amici di merende, come dice anche tante volte Ezio, che saluto. Ha detto parole santissime anche nei video appunto, che ha fatto in questi giorni, nelle dichiarazioni che ha fatto. E appunto mi accodo a queste dichiarazioni perché non si può più accettare una roba del genere, è una roba indegna di essere juventino. Io mi vergogno veramente in questo momento, purtroppo devo dirlo come va detto, e non mi aspettavo di arrivare a un fondo del genere, di toccare proprio il fondo, proprio raschi il barile, non c'è niente, non c'è nulla. E questa è la situazione in cui ci troviamo. Tra l'altro lui vede il bicchiere mezzo pieno, perché dice che 9 punti, la prima ne ha 11, anche con l'Atalanta vincente che andrebbe a 13, siamo lì in galleggiamento. Ma non è fatto quello, cioè tu devi guardare il calendario che hai avuto. Non puoi guardare i punti, tu devi guardare il canale che hai avuto, come hai giocato e che rosa hai, ragazzi. Ma ti hanno preso l'ira di Dio, ti hanno preso. Ma come si fa a ragionare in questo modo? Quindi bisogna trovare una sistemazione per questo allenatore al più presto. Ripeto, io mi voglio riagganciare a quello che dicevo in estate. So di essere stato molto diretto, no? Nel parlare di Zidane, nel parlare dei sostituti di Allegri, però in quel momento lì la situazione era quella. Con Elkan, che ricordiamolo, 63% di share della Juventus, contro Agnelli che ne ha 37, era l'unico in grado di poter prendere quella decisione. Tant'è che lui ha fatto di tutto per portare Zidane a Baku, a Monaco, lo ha incontrato in altri posti dove ci sono stati i Gran Premi, lo ha incontrato in segreto a Venezia, e queste sono tutte voci che sono state smentite e distrutte dai giornalisti amici di Allegri. Ecco, cosa è successo però? Agnelli, che comunque è uno shareholder, ragazzi, ricordiamolo, cioè comunque ha delle azioni della Giovanni Agnelli BV, non è un ultimo arrivato. E quindi tutti hanno paura di lui in questo momento, perché se Elkan non dà il via libera per cacciare Allegri, Agnelli è quello che ha più potere di tutti.
a livello di azioni, a livello di borsa, di Exxon. E quindi chi si mette contro di lui lo caccia fuori. Per quello che nessuno fa niente, perché Agnelli ha deciso che se la Juve deve affondare, affonda con Allegri, perché Allegri meritava di rimanere. Quindi se la Juve affonda, non è colpa di Allegri, è colpa di chi l'ha mandato via. Questo è come ragiona quello lì. E senza dargli un appellativo un po' bruttino, perché vorrei chiamarlo... però non dico niente, mi limito a tenere questo tono pacato. Ecco, ripeto, Elkan era a un passo da prendere Zidane. La cosa è sfumata per colpa di Agnelli, che ha voluto Allegri dicendomi no, voi mi dovete dare un'altra possibilità di prendere un allenatore che conosce la mente Juve, ama la Juve, è disposto a prendere 7 milioni soltanto più 2 di bonus, quando Zidane chiedeva 10 più bonus per venire a ribaltare la Juve dalle macerie distruttive di Allegri. Non è stato così ed mi è piaciuto tanto, perché all'ultimo era praticamente una notizia quasi, quasi certa che Elkan avesse preso questa decisione. Agnelli si è messo contro, e quando tu hai un azionista di quel livello, comunque tuo cugino, tuo parente, che ti si mette contro, non puoi far nulla. Addirittura Elkan, con la nuova politica degli azionisti Exor, ha dovuto dare voce in capitolo agli azionisti esteri e quelli italiani, dando la possibilità anche di decidere a quelli che hanno poca percentuale, 0,5, 1. Quindi pensate voi che potere comunque ha ancora Agnelli di dettare delle linee. Non dico che può decidere, perché Elkan, ripeto, può rilevare baracche e burattini da domani. Però il problema è che per la stabilità dell'azienda e della storicità familiare non puoi fare un colpo del genere. E la può Elkan, poi anche lui non è che valga più di tanto, c'è il 20%, 43 di Elkan, John, 20 lui. E quindi anche lui non è che può fare molto, anche lui si è messo contro Allegri, lo sappiamo, quelle dichiarazioni lì, Nedved lasciamo stare, mi ha fatto fare una figuraccia epocale, proprio perché sta rimando contro Allegri tuttora, con lo spogliatoio. E infine, dulcis in fundo, anche arriva bene ieri sera, ha fatto vedere che non è contento, ha fatto una faccia da brividi, da incubo, scuotendo la testa. E arriva bene, è già da un pezzo che è contro Allegri, ma da mo'. E si è portato dietro anche Cherubini. Quindi l'unico, il solo a dover aprire gli occhi in questo momento qua, per avere l'unanimità nel cacciare a pedate questo soggetto, è Agnelli. Agnelli purtroppo, secondo me, è l'unico appiglio che ha ancora Allegri, ed è per quello che Allegri è tutto bello spavaldo. E anche in conferenza stampa ieri ha fatto ridere, non si è vergognato di nulla, ha fatto capire che personaggio è, senza dignità, che non gliene fregherebbe niente di far affondare la Juventus, a lui gli interessano i soldi, e soprattutto lui guarda, insieme al suo amichetto Agnelli, le entrate della dirigenza, perché con gli introiti dello stadio, pieno, tutto esaurito ogni volta, col prezzo triplicato, perché non facciamo più soldi di prima, facciamo tre volte quelli, ci sono meno abbonati, ma il problema è che se tu riempi lo stadio ogni volta, sono baiocchi, anche se arrivi quarto e arrivi agli ottavi di finale, loro si intascano più soldi di quando vincevamo gli scudetti, le Coppe Italia, le Supercoppe, e andavamo in finale di Champions. È brutto da dire. E poi, se per caso si trovano in una situazione in cui non guadagnano esattamente quello che vogliono guadagnare, si disfano dei giovani. Vendono Rovella, magari, invece di prendono dal prestito, lo vendono a 15 milioni. Fagioli, dicono che giocherà, sì, gli fanno fare bella figura, così il prezzo sale e lo vendono a 20. Questa è la politica dell'azienda. Finché non ci liberiamo a calci nel sedere di Allegri e di Agnelli. È brutto da dire, è così, ragazzi. Ho dovuto fare un video e non me ne vogliate, ma ho dovuto farlo. Ho dovuto farlo perché siamo arrivati a un punto di non ritorno. E quindi è inutile parlare d'altro, parlare di mercato, parlare di potenziale mercato di gennaio, i rinforzi eventuali del mercato estivo, quello che manca per diventare una rosa completa. Neanche con la rosa completa noi possiamo fare bene. Perché se anche tu prendi un terzino di spinta, ma non c'è gioco, ti dicono di stare col pullman dentro l'area, cioè è tutto riduttivo. Anche un altro centrale in più, un Gabriel di turno, non ti cambierebbe nessuno, niente, perché un giocatore abituato alla Premier a giocare a calcio, se viene in Italia e c'è l'antigioco in panchina, non farebbe una mazza, capito? E ovviamente, ricordiamoci, perché martedì sarà così, Allegri ha già prenotato un pullman di linea, anche se forse due, pieno di passeggeri, da mettere dentro davanti alla porta di Perin contro il PSG. E ricordiamoci che quei due pullman lì non basteranno, perché il PSG si esalta negli spazi stretti con tutti quei giocatori che ha: Neymar, Mbappé, Messi, un centrocampo solido, capito? Non scappi, specialmente a palla ferma, se tu prendi gol sei finito, o su punizione, su calcio d'angolo, è inutile mettere il pullman davanti alla difesa.
perché se questi attaccano continuamente tutta la partita, prima o poi la papera la fai. E il problema è che a quei livelli lì di tensione, no? Basta un capello per spostare gli equilibri, basta un gol preso in un momento in cui non te l'aspetti, la partita può finire 4-5-0. Questo collega non capisce, lui parla sempre di psicologia, di imprevisti, di queste boiate assurde. Proprio per queste cose qua, tu rischi, ad esempio, di sbroccare completamente. In Italia non c'è l'arbitrino che ti conosce, l'allenatore che ti conosce, tutto l'ambiente a favore, i giornalisti che ti vedono come un dio. In Europa vai fuori con la coda abbassata, la cresta da gallo giù, capito? E bolle. E ti prendi quello che ti devi prendere. Insulti, fischi, pomodori tirati addosso, uova spaccate addosso, perché quello è quello che ti meriti. E finalmente, dopo tanto tempo, mi è venuto il coraggio veramente di fare questo appello a tutto il popolo. Ho visto anche veramente tanta gente insorgere con degli screenshot, degli appelli clamorosi che hanno chiesto la testa di Allegri, ed è quello che dobbiamo fare, ragazzi. Io sento che se davvero juventino, se vogliamo il bene della Juve, dobbiamo chiedere questa storia, questo esonero, dobbiamo chiedere l'esonero, basta, senza peli sulla lingua, senza vergognarci, senza aver paura, mettendoci la faccia, perché è così che siamo la Juve, volendo il meglio. Un abbraccio a tutti quanti, ragazzi, spero vi sia piaciuto il video, un bel pollicione, iscriviti al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio fortissimo, ciao ragazzi.